Mario Guerzoni, assessore allo sport del Comune di Modena. Corri Mutina, un grande appuntamento per tutti e anche con una mezza. Penso che sia una delle cose di cui andare più orgogliosi, questa nascita e crescita della Corri Mutina. Portiamo avanti una tradizione, quella davvero, davvero apprezzata dai modenesi, dalle scuole, della Corri Modena e Corri Scuola. L'anno scorso, per ovvi motivi, una trasformazione in Corri Mutina, e quest'anno una Corri Mutina che inserisce per la prima volta il percorso di mezza maratona. I numeri delle iscrizioni sono davvero impressionanti, quindi io credo che avremo una risposta straordinaria della città. È aperta a tutti, le scuole faranno la solita gara a chi porta più persone, questa è veramente una bellissima cosa. Sportivi di tutti i livelli sono chiamati a Modena e mi sento di dire un ultimo aspetto. Lo sport può convivere con il marketing e il turismo. Questa competizione e la parte non competitiva conviveranno con Ski Pass, conviveranno con l'iniziativa Chocolat, conviveranno con le centinaia di iniziative pubblico-private che nei fine settimana riempiono e costellano il centro storico di Modena. Quindi io sono davvero orgoglioso, grazie a chi ci sta lavorando da mesi, partner istituzionali, privati, volontari, forze dell'ordine, uffici comunali. Questo è un lavoro di squadra dove vincono tutti e tutti si danno una mano come Modena sa fare. Siamo di nuovo a questo appuntamento con il Corri Mutina, un appuntamento quest'anno che offre conferme e novità. Le conferme principali sono quelle per una grande manifestazione aperta a tutti, aperta alle scuole, alle famiglie, ai camminatori, ai podisti amatoriali, a chi vuole iniziare a correre, e questa è confermata. Quello che cambia, cambiano il luogo di ritrovo, che sarà al Novi Sad anziché in Piazza Grande, l'orario, che sarà alle 10 anziché alle 9.30, e i percorsi, che saranno di 5 e di 10 km. La grande novità di quest'anno è l'inserimento a fianco della Corri Mutina tradizionale di una manifestazione competitiva agonistica su 21 km e 97 metri, la mezza maratona, perché è proprio la metà della distanza della maratona olimpica, e per cui sono stati venduti solamente 500 pettorali, perché vuole essere un'edizione zero, una prova, un test generale per lanciare poi con più forza e più entusiasmo la manifestazione nel 2019 e anni successivi.